Terzo capitolo di esercizi di manualità fine con la pasta modellabile. Prendiamo una porzione di pasta e cominciamo a lavorarla tra le mani, allungandola per poi appoggiarla sul piano del tavolo e lavorarla con entrambe le mani partendo dal centro e andando verso l'esterno. Cerchiamo di realizzare un bastoncino che sia il più lungo e contemporaneamente il più sottile possibile. Stiriamo bene partendo dal centro andando verso l'estremità, facendo attenzione a non rompere la pasta. Quando il bastoncino sarà lungo almeno 40 cm, ripiegate una delle estremità verso l'interno, poi afferriamo l'altra e tenendo la pasta sollevata dal tavolo andiamo a avvolgerla intorno come per formare una chiocciola. A questo punto reimpastiamo nuovamente. Se volete complicarlo potete aggiungere dell'altra pasta, stendiamo sul tavolo con entrambe le mani, andiamo a stirare verso i bordi, allungandolo lentamente e progressivamente, partendo sempre dal centro e mantenendo il movimento uniforme verso le estremità. Quando avremo raggiunto la lunghezza desiderata, questa volta ripiegheremo l'altra estremità e poi, sollevandolo, usando una mano sola per guidare il movimento, andremo a ruotare per realizzare la chiocciola dall'altro lato. E per oggi è tutto. Buon lavoro!